video dei prodotti terminati. Bene, bene, bene. Ho un po' di roba da farvi vedere. Diciamo che li ho finiti tra gennaio e febbraio, questi. Giriamo un po' la telecamera. Iniziamo da qualcosa. Ho finito questi due confezioni di dischetti struccanti della The Makeup. 80 dischetti, no, quanti sono? Questi sono 40, doppio lato. Mi piacciono, li trovo da quel sapone, quando sono in offerta li prendo, mi sembra un euro circa. Non sono per niente male, a me piacciono. Poi ho finito lo scrub corpo della Bottega Vende Sali del Mag Morto, che ve l'ho già detto, non mi è piaciuto, infatti l'ho finito tutto. La profumazione è buona, ma per la mia esigenza di scrub di pelle non trovo che i granuli siano troppo fini e quindi non mi scrubba bene, rimango sempre con la pelle un po' secca. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere gli ingredienti. No ragazze, si sono attaccati insieme i due pezzi. Boh, comunque è un 12 mesi il pod, la scadenza dall'apertura. Sono 250 ml di prodotto, il profumo è buono, ma ripeto, per le mie esigenze è troppo blando come scrub. Sto cercando nel frattempo di aprire per farvi vedere gli ingredienti, ma oggettivamente non gli fo. Nonostante io abbia le unghie leggermente lunghe, no, niente ragazze, ci speravo, con l'acqua, niente, si è unito, niente. Ho finito, cos'è questo? Ah, il tonico, sì, della Optiva, della Boots Laboratoire, questo qua, è un 150 ml di prodotto, 24 mesi la scadenza dall'apertura, e gli ingredienti, sarà ben difficile che voi li vediate, metti fuoco, ci metto un po', poi c'è una luce veramente pessima, sono... 3:30 del pomeriggio di domenica. Vabbè, io vi faccio vedere. Insomma, non è male, ma adesso che sto provando il tonico della Fitocose, sì, il tonico della Fitocose mi piace. Questo come profumo non era niente male, tonico semplice, normale. No, io non tutti i giorni lo usavo il tonico, lo uso il tonico non tutti i giorni. Comunque non è male, non brucia la pelle, lascia la pelle abbastanza idratata, quindi sì, lo ricomprerei, però adesso sto provando il Fitocose che mi piace di più. Poi ho finito finalmente questo struccante della Avon, ce n'è ancora un pochino qua, ma poco qua, non so se si vede, non mi è piaciuto per niente. Questi sono gli ingredienti, è paraffina pura da quello che riesco a capire, 150 ml di prodotto, la scadenza 12 mesi dall'apertura, il profumo non è male, ma mi brucia il viso, mi brucia gli occhi, non riesco a struccarci niente, quindi seconda confezione che faccio fuori, finalmente basta, non la comprerò più. Poi ho finito questo bagno schiuma da 50 ml della Yves Rocher, la profumazione mela caramellata, il profumo è molto buono, l'idratazione non ce n'è tanto. Ad Andrea è piaciuto perché quando uscivo dalla doccia c'era il profumo nell'aria, ma non, il profumo non rimane sulla pelle, quindi mi piace, l'ho preso prevalentemente perché la profumazione mi piace tantissimo. Questi sono gli ingredienti, non so se li vedrete mai perché con la confezione trasparente, metti fuoco, ok, boh, fatto un fermo immagine. 6 mesi dall'apertura, 50 ml, buono. Ne ho finito un altro, ma che non ho riportato, quando ero a Lione, quindi ho fatto 4 giorni, questo dura veramente poco, 4 giorni, 4 docce te lo fai fuori, non sono stata lì a riportarlo, quindi ne avrei finiti 2. A Lione poi ho finito una crema per il viso dell'Herbolaria all'olio d'oliva che non mi è piaciuta, una crema mani alla violetta molto buona, si assorbiva velocemente, lasciava la pelle molto molto idratata, ma il profumo è un po' troppo forte per i miei gusti, nonostante io abbia il profumo alla violetta. E poi ho finito, basta, perché poi ho un altro prodotto, l'ho riportato, che l'ho finito in questi giorni, e comunque questo mi è piaciuto.
Per la profumazione, l'idratazione e il profumo sulla pelle no, ma almeno quando sei sotto la doccia è un piacere. Poi ho finito questi dischetti rivitalizzanti della Avon Planet Spa, erano dei dischetti, vedete, dei dischetti che servivano a rilassare il contorno degli occhi, una cippa cavoli. Non ho trovato particolari differenze tra quando lo mettevano e non lo mettevano. Erano 20 dischetti, sono questi qua così. Sono 12 mesi la scadenza dall'apertura e vediamo se riesco a farvi vedere gli ingredienti. No, no, qua ci sono le lingue, non c'è l'ingrediente, forse qua dietro. Sì. Ma questi sono gli ingredienti per chi li vuole. Sono 20 dischetti in teoria rilassanti, ma non è che abbia. Non ho trovato particolari benefici, quindi non li ricomprerò. Poi ho finito un sapone mani di Sephora e fiori di cotone. Questo è un 250 ml, 12 mesi la scadenza dall'apertura. Così il profumo è buono. Aiuto, c'è ancora un po' di residuo, ma è solo qua, attaccato qua. Ci avevo messo anche l'acquetta, vabbè. No, no, non lo ricompro. Pensavo, non lava tanto bene le mani, lascia comunque un po' le mani, non le lava benissimo, quindi no, per il prezzo che ha non lo ricompro. La profumazione è buona, ma non lava bene le mani. Poi ho finito finalmente questo struccante occhi della Dermolab, 55 ml di prodotto, 6 mesi la scadenza dall'apertura, mai più. L'ho preso perché quando viaggio è comodo perché la bottiglietta è piccolina, però brucia gli occhi, non strucca. Di solito è metà rosa, metà verde, blu, ma insomma fa schifo. L'odore non è dei migliori. No, non è dei migliori, anche fa fatica a struccare, vabbè, è comodo perché 55 ml di prodotto te lo puoi portare in viaggio, ma non lo ricomprerò mai più. Poi, cosa ho finito? Ah sì, un fondotinta della Essence, il Soft Mousse, il Soft Mousse, sì, lo 04 Mativory, così, c'hanno ancora un po' nei bordi ma non riesco a prenderlo e comunque non riuscirei neanche a farci un'ultima applicazione perché ce n'è veramente poco. Ormai il profumo se ne stava andando a quel paese. Questo è un 24 mesi, la scadenza dell'apertura. Sì, io ce l'ho da un po' di più di 24 mesi. E niente, Essence, basta questo qua. A me non è mai dispiaciuto, soprattutto non in inverno quando fa tanto freddo perché tende a seccare la pelle, almeno nel mio caso che ho la pelle molto secca qua e qua, tende a seccare un po' la pelle. Però settembre-ottobre ci sta. E quando non fa freddo, come in questo inverno non fa freddo, infatti l'ho finito abbastanza in fretta proprio per quello. Poi ho finito questo shampoo della Paul Mitchell. Questo qua è il Daily Shampoo, idrata e rivitalizza, 300 ml di prodotto, qua con la confezione azzurra, 18 mesi dall'apertura e gli ingredienti sono questi qua. Non c'è niente da dire. Lascia i capelli molto, molto idratati, molto puliti. Il profumo è buono. Il profumo è molto buono. Sulla Paul Mitchell non mi dilungo molto, è una marca che mi piace tantissimo, che compro dalla mia parrucchiera. Poi ho finito finalmente la Hydra Vegetal, l'acqua micellare per pelli normali e miste, della Yves Rocher. È un boh, quanti grammi di prodotto? 200 ml, 6 mesi d'apertura, la scadenza. Questi sono gli ingredienti, se riuscite a vederli. Ti fuoco? Sì, ce l'ha fatta. Non mi è piaciuta, strucca il viso, sì, ce n'è ancora poco poco, ma non riesco a tirarla giù. Gli occhi non gli strucca, quindi va bene per struccare il viso, perché comunque lascia la pelle idratata, la pulisce, strucca bene il fondotinta. Non strucca gli occhi, non strucca le matite, non strucca il mascara, quindi stesso principio perché devo avere un'acqua micellare se non mi strucca tutte e due. Poi, cosa ho finito? Questo mese ho finito un po' di roba. Le salviettine della Pure Camille, della Yves Rocher, mi piacciono tantissimo, 3 mesi la scadenza dall'apertura,
Questi sono gli ingredienti per chi li volesse, ok? Per il momento, a parte quelli della Elf, queste qua sono le mie preferite. Le ricomprerò, sì, quando sono in offerta. Ho finito questi queste salviettine della Winnis, ok? Non mi piace il profumo, ve le ho già bocciate nel video precedente, quindi nei top e flop del periodo le ho finite proprio ieri sera, ce n'erano solo due e il profumo non mi piace, bruciano, fanno schifo, lasciate perdere. Poi ho finito il leva smalto della Chien, questo qua, che è quello senza acetone, che ha la pompetta così, che a me è piaciuto molto. L'unica cosa è che la confezione dopo un po' si buca in queste qua nuove e il prodotto fuoriesce, quindi non posso neanche riciclare la confezione, cosa che mi dispiace assai, perché con questo l'acetone viene dosato molto bene. Signor Chien, per cortesia, rifai le confezioni, perché le vecchie confezioni duravano un po' di più, queste confezioni qua a metà prodotto inizia a fuoriuscire non si sa dove. Poi, ah, devo grazie, ho finito questi dischetti della Isere che erano 120, non mi sono piaciuti, li trovo duri, li trovo scomodi, sono piccoli, non mi sono piaciuti, non li ricomprerò mai. Poi ho finito questo campioncino di fondotinta della Shiseido, sempre nella mia carta igienica fashion, ok, la tonalità LI40 Natural Fair Ivory. Non è niente male, solo che ovviamente non mi puoi dare un campioncino così scuro essendo io una persona chiara. Vabbè, lasciamo perdere, sembrava che fosse andata alle Maldive, però comunque ho un buon fondotinta, mi è piaciuto. Ci ho fatto 4 applicazioni. Poi ho finito, sempre di trucco, la mia Essence Long Lasting 02 Hot Chocolate. Ormai non c'è più niente. Cioè c'è questo mezzo millimetro di punta che non riesci neanche a metterla all'interno dell'occhio. Mi è piaciuta, l'ho ricomprata, sì, e la ricomprerò a vita, la 02 Essence, ha una lunghissima tenuta all'interno dell'occhio, non sbava, come la metti sta ed è perfetta. Poi finalmente ho finito la BB Cream della Mua, uno schifo assoluto. Questa è 12 mesi da scadenza d'apertura, 30 ml di prodotto, se riuscite a vederli, tanto di cappello, questi sono tutti la lista infinita degli ingredienti di questa BB Cream. Il colore, magari ne è rimasto un po', sì, il colore era questo qua, ok, non sto neanche ad aprirla, mi fa schifo, è stato uno dei primi, se andate a vedere, uno dei miei primi, proprio il primo top e flop che ho fatto un anno fa sul canale, la bocciavo perché lascia la pelle plastica, non si asciuga mai come BB cream, ha un odore, scusate, ha un odore veramente fortissimo, a me fa schifo come odore di plastica, proprio lascia il viso quando lo toccate plasticoso, effetto brutto, non mi è proprio piaciuto, e per di più non copre neanche niente, quindi per cui mettere una roba del genere sul viso per andare a cercare di coprire le mie imperfezioni che voi vedete bene quando non sono truccata, nine, via, non la state neanche a comprare, fa veramente schifo. Poi no, butto, perché non l'ho finito, sto mascara Luxurious Lashes della Kiko, me fa cagare, ci ho messo anche le fibre dentro, ma me fa cagare, cioè, a parte che le fibre si sono tutte ammappate qua, no, non puzza, ma cioè, è inutilizzabile, ma che senso ha fare uno scovolino così, cioè tu dimmi se uno quando si passa il coso, ma non so, e poi ti ripeto, ho messo le fibre dentro della Essence, ma da, uno schifo unico, ma mai più, no, va, ma se puoi fancy, no, niente, lo butto, non mi è piaciuto, almeno per le mie schifose ciglia che sono corte e poco folte e non incurvate, questo qua faceva niente, quindi mettere o non mettere mascara è uguale, quindi che ne dicano. Ho finito questa crema mani dell'Occitane, che praticamente l'ho spremuta completamente tutta, 12 ml la scadenza dall'apertura, chi riesce a leggere, tanto di cappello, questi sono gli ingredienti. Mi è piaciuta tantissimo, la profumazione anche, sta proprio di buona, proprio, sta proprio di pulito, ne ho un bel po' di queste creme idratanti per le mani dell'Occitane che mi sono presa nei miei viaggi in aeroporto, anche perché lì costa di meno, soprattutto in Francia, quindi questo è un 30 10 ml di prodotto, scusate, questo è al Karité,
Sì, anche anche te, spai questa qua blu. Metti fuoco. Ehi, la telecamera non ce la potrò mai fare, sì. Allora, Karité idrata tantissimo, si assorbe facilmente e mi è durata anche abbastanza, perché su 10 ml di prodotto, una sera sì, una sera no, un mese e mezzo tutto. Poi ho finito, devo grazie a questo Kiss Balm della Kiko. Cioè, ormai l'ho finito, non lo sto neanche lì a scavare. Il profumo al cocco è buono, ma ragazzi, in quanto a idratazione, pessimo, pessimo, pessimo. Poi se, verso la fine si è pure tutto scolorito, purello, non ce la faceva più. Dai, non ci siamo. Poi ho finito usandolo come scrub il burro di cacao del Karité dei Provenzali. Questo è 24 mesi la scadenza, 5,7 ml di prodotto. Gli ingredienti sono così piccoli che pure io sono cegata, ma quindi. E l'ho finito usandolo, vedete, non c'è proprio più. L'ho staccato, l'ho fatto sciogliere un po' 30 secondi nel microonde, ci ho messo dentro lo zucchero di canna, ci ho fatto lo scrub, l'ho tenuto in frigo e ci ho fatto lo scrub, insomma, perché per me è schifoso, non lo ricomprerò mai più, non mi, a me, non, a me, sulle mie labbra non mi dà nessun senso di idratazione, non mi è piaciuto, quindi via. Poi butto, perché è arrivata male, poverina, questa crema viso Olivia del Rugiada Mediterranea, erano 7 ml di prodotto, mi era arrivata con la beauty box, una donna vagabonda. La butto perché ha fatto tutti i grumini, non so se vedete, l'ho usata un po'. L'odore non sa di oliva, ma anche se l'ingrediente principale era l'olio di oliva, l'oliva, sa molto di agrumi ed è un odore che io detesto, ma proprio perché, pur essendo aperta da veramente poco, non so, l'avrò aperta meno di 2 mesi. Sì, ho fatto novembre, l'ho tenuta là, ho fatto dicembre, poi gennaio ho ricominciato a usarla, ma poi mi si faceva tutto questo grumone qua. Quindi poi quando la stendevi andava, si stendeva a grumi e ho detto no, non, secondo me è andata male. Tra l'altro non era così arancione, era tendente al bianco, quindi secondo me è andata male. Però cavolo, cioè non è possibile che dura meno di 2 mesi, va bene naturale, va bene bio, però boh. E questo odore di. La mettevo la sera prima di andare a letto. Questo odore molto corposa come crema, molto idratante, ma questo odore di arancio mi dà fastidio, a me non sopporto l'odore del rum. Poi, a malincuore, ho dovuto buttare buona parte di questa crema della Lush, l'Avena Poetica, perché è un 75 ml di prodotto e si presenta. Ho dovuto buttarla perché sapete che. Le maschere Lush hanno praticamente 3 settimane di vita, però 75 ml, il discorso che vi ho già fatto, 75 ml di prodotto, cioè 75 grammi di prodotto su una maschera che dura 3 settimane è troppo, cioè riducete a metà e anche il prezzo, perché 75 grammi è veramente difficile farla fuori in 3 settimane. Non è che ti ne, allora, innanzitutto non ne va tantissima e tra l'altro questa qua è molto grumosa. Cioè, quando la stendi fa anche una specie di scrub e io ho chiesto apposta alla commessa qualcosa di molto idratante. Questa non è idratante per una minchia, proprio, scusate il termine. Cioè, tu la passi, innanzitutto fa tutti i grumi e comunque ho pubblicato anche una foto su Instagram, andatevela a vedere. E fa tutti i grumi. La lasci in po la lasci, le lasci. La lasci in posa 5-10 minuti, risciacqui. Dopo 2 minuti ho bisogno di mettere una crema idratante, molto idratante, perché ho tutta la pelle che mi tira. Non mi è piaciuta per niente, non la ricomprerò. E poi, signor Lush, please, su queste creme, cioè su queste maschere fresche, cioè se non me la faccio in casa, perché 75 grammi di prodotto a 11-12 euro è prodotto buttato, soprattutto quando ne basta veramente poco. Cioè adesso vedete la consistenza com'è? Adesso ve la faccio. Vedete? Voi la stendete e rimane grumosa, vedete? Cioè rimane grumosa. E come fai? Cioè, te lo stendi dopo un po', a parte che ti cadono i pezzi, sei lì sul lavandino a evitare che ti impicchi con questa cosa. Non ce la faccio parlare. E l'odore, vabbè, quello che è. Però vabbè, sull'odore tralasciamo, però insomma ragazzi, cioè,
Anche sulla mano, cioè, è secca proprio. Vabbè, tu dici, ormai è lì un po' che ce l'hai, sì, però no, non mi è piaciuto. Queste, se volete, sono gli ingredienti. Boh, non so, se volete farvela in casa, ma secondo me è veramente 75 grammi di prodotto. Questo chi è che l'ha fatto? Tina, Tina, hai sbagliato. E usare entro il 19-11-2013, io l'ho presa a ottobre. Verso fine ottobre, sì. 3 settimane praticamente dura, no. Poi ho finito questo olio per i capelli della Champagne Rose Oil, che è questo qua, che si presentava così. Questo a me è piaciuto tantissimo, che si presentava così, l'olio per i capelli, profumo buonissimo, buono. Sono proprio di prodotti da parrucchiere, ma quelli professionali, quelli buoni che ti lasciano un buon profumo, lasciava i capelli belli morbidi per almeno 3-4 giorni tutti, lucidi, morbidi, corposi. Non bisognava metterne tanto perché poi con i capelli lunghi si appesantiva un po'. Mi è piaciuto tantissimo, se non so, terrò il nome per questo, tra l'altro è stato fatto Made in Taiwan, e gli ingredienti non li vedrete mai. Sì, vabbè, non saranno per niente, non li vedrete mai. Ovviamente non è naturale, io sono convinta che tutta sta roba non è tan naturale, ok? E questo è un 6 mesi dall'apertura, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E sì, è questo qua. L'ho trovato in una glossy box e a me è piaciuto tanto, sui miei capelli. E poi ho finito la Thermacare, perché questo mese, ragazzi, con la schiena. Thermacare. C'entra niente, ma io la faccio vedere uguale, io ve le consiglio, se avete mal di schiena, sono ottime. Bene, questi sono i miei prodotti finiti e non sono pochi, sono stata brava anche questo mese, mese e mezzo, e sto finendo un'altra roba che poi piano piano li metto dentro. Vi mando un bacione, al prossimo video, ciao!